Guardate, il problema per Conte, i problemi per Conte sono due. Uno, che lui di fatto per il Movimento 5 Stelle non è nulla, ripeto, non è neanche iscritto al Movimento 5 Stelle, e potrebbe farlo, Infatti, ma potrebbe farlo perché non tranquillamente, si iscrive? perché non si iscrive? Bella domanda, bisognerebbe chiederlo a Conte, però non lo fa. E quindi questo è un problema, perché lui potrebbe tranquillamente farlo, perché tra i servizi che sono rimasti aperti sulla piattaforma Rousseau c'è quello dell'iscrizione, lui se vuole può andare ad iscriversi. Il secondo problema è che gli iscritti al Movimento 5 Stelle il rapporto ce l'hanno con Casaleggio, con l'associazione Rousseau. Formalmente il titolare del trattamento di quei dati è del Movimento 5 Stelle, ma tutte le volte che c'è stata una comunicazione tra l'entità Movimento 5 Stelle e gli iscritti è stata mediata da Casaleggio e dall'associazione Rousseau. Quindi gli iscritti hanno un rapporto diretto con Casaleggio, non ce l'hanno quei parlamentari, non ce l'hanno più quei parlamentari, forse non ce l'hanno neanche mai avuto quei parlamentari. E quindi è ovvio che se voi andate a vedere nei commenti al blog delle stelle, che peraltro che dovrebbe essere l'organo ufficiale del Movimento 5 Stelle, ma è di proprietà dell'associazione Rousseau, e questa è stata un'altra genialata di Casaleggio, cioè sostanzialmente intestarsi tutti gli strumenti di comunicazione e di gestione del partito, in previsione di quello che sta succedendo adesso, secondo me. Se andate a vedere i commenti, sì, c'è qualcuno che vorrebbe Conte capo del partito, eccetera, eccetera, ma ce ne sono tantissimi che dicono: no, i miei dati glielo ho dati a Casaleggio e all'associazione Rousseau, non toccateli, e se li toccate vi denuncio. Cosa che peraltro è uno dei rischi, cioè se a un certo punto Casaleggio portasse l'hard disk con dentro i dati alla sede fisica del Movimento 5 Stelle che esiste adesso e qualcuno li usa senza che sia titolato a farlo, pure quel qualcuno si becca una multa a tenerlo sveglio di notte. Quindi è veramente una situazione paradossale. Io penso che Conte potrebbe anche riuscire a fondare qualcosa o prendersi formalmente il Movimento 5 Stelle, sempre ricordando che all'orizzonte si vede Luigi Di Maio che aspetta paziente quello che Però succede, Luigi Di ma Maio anche ha rotto, non ha buoni rapporti con Casaleggio. sì, è vero che non ha buoni rapporti con Casaleggio, però li ha avuti ed è l'unico che Casaleggio, per via di Sabatini, di Enrica Sabatini, ha indicato come possibile interlocutore. Quindi è Sì, chiaro che la volontà di nell'intervista trovare al un Corriere, è vero. accordo. Certo, Esatto, la certo. volontà di trovare un accordo, Casaleggio ce l'ha. Tra l'altro, se non ricordo male, 2 giorni fa Casaleggio, nel post che ha pubblicato su questa vicenda, ha detto: c'è un modo per risolvere la situazione, indite le votazioni. Non ha neanche richiesto più i soldi, se ci fate caso. Quindi dice: c'è il garante, che è Beppe Grillo, che potrebbe tranquillamente indire una votazione e sbloccare questa situazione. E non ha fatto riferimento al debito che pure esiste nel Movimento 5 Stelle. Segno che quello che diceva Marco Lillo, che tra l'altro saluto un po' che non ci vediamo, è vero, è una Ciao questione Marco. politica e il motivo è esattamente quello che diceva, cioè il rischio era che vincesse Di Battista e hanno fatto di tutto per evitare che capitasse. Credo che ci sia materia per politologi, studiosi dei meccanismi dei partiti in questa vicenda, Fabio Martini, però prendo per chiudere anche questa parte della trasmissione.